quel tempo, molti dei discepoli di Gesù, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura, chi può ascoltarla?» Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell'uomo salire là dove era prima? È lo spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla. Le parole che io vi ho detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai 12: «Volete andarvene anche voi?» Gli rispose Simon Pietro: «Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio». Ci abbiamo provato, Signore. Ci abbiamo già provato e continuiamo a farlo. Ci stiamo continuamente provando ad andarcene da te, Signore. Ci proviamo in tutti i modi. Non c'è dimensione umana e sociale in cui facciamo serio e grato riferimento a te. Per tutto un insieme di bugie e di finta democrazia, tu non ci devi essere da nessuna parte del nostro vivere. E dove ci devi essere per forza, non sei considerato per quello che sei, ma per quello che pensiamo tu dovresti essere. Non ci devi essere nella politica, perché tutto deve essere laico, aconfessionale. Secondo gli illuminati nostri politici, tu non hai parole corrette e illuminate per aiutare a guidare e a gestire le nazioni. Le politiche hanno di sacro le costituzioni, sacre e intoccabili più di Dio e della tua parola. Che vantaggio potrebbero mai avere i politici nella formulazione delle loro leggi e per l'organizzazione della vita sociale e pubblica dall'apporto conoscitivo e sapienziale della parola di colui che sostiene e governa l'organizzazione degli universi, gestisce in perfetta armonia con le sue leggi il cielo e la terra? Non ci devi essere nella scuola, perché la tua parola non ha insegnamenti e sapienza utili e potenti per risvegliare le menti e i cuori dei giovani di oggi. Questa potenza e questa illuminazione è riconosciuta ai filosofi, ai poeti, ai letterati, ai matematici di ogni tempo. La cultura di un paese è sacra e intoccabile, più di Dio e della tua parola. Quando mai servirebbe a qualcosa agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado attingere in qualche modo per i loro programmi e metodi di insegnamento alla parola di colui che ha creato la sapienza, il cervello umano, tutte le leggi fisiche, chimiche e biologiche? Non ci devi essere nell'economia, perché la tua parola non può indicare strategie utili e potenti per risvegliare ed equilibrare il mercato e le economie mondiali. Questa potenza e questa illuminazione è riconosciuta agli economisti, al denaro, agli affari. L'economia di un paese è sacra e intoccabile, più di Dio e della tua parola. Aiutare i nostri figli a riconoscere che Dio è irrispettoso e sinonimo di intolleranza confessionale, perché tutti devono essere liberi, ovviamente, di credere a ciò che vogliono. Convincere con ogni sistema e forzatura, inganno e prepotenza i nostri giovani che gli affari sono affari e che questa logica economica comanda al di sopra di tutto, di tutti
e di ogni altro bene umano e spirituale, questo non fa problema a nessuno. Ma di certo non c'è alcun vantaggio nel costruire una struttura economica sfruttando le conoscenze della parola di colui che da miliardi di anni gestisce in perfetta armonia e giustizia assoluta tutte le creature, ogni forma di vita, le energie, i mondi, gli equilibri. Non ci devi essere ovviamente tra le righe della scienza, ci mancherebbe. A cosa potrebbe servire agli scienziati che ricercano sulle leggi dell'universo e della vita l'apporto conoscitivo e sapienziale della parola di colui che ha creato l'universo e la vita? Cosa mai potrebbero guadagnare i medici, gli psicologi, gli psichiatri a strutturare le loro terapie anche sulle conoscenze della parola di colui che ha fatto il corpo? Ne conosce perfettamente tutti i segreti e le potenzialità. A cosa mai potrà servire cercare di risolvere i problemi mentali delle persone facendosi aiutare dalla sapienza e lucidità della parola di colui che ha costruito il cervello umano, lo ha collegato a un corpo e riempito dello spirito? Signore, noi abbiamo provato ad andarcene da te, ci abbiamo provato. Ma dove vuoi che andiamo lontani da te? Solo tu hai parole di vita senza fine. Gli altri hanno parole incerte, confuse, piccole, strette, che fanno morire e soffrire. Dove vuoi che andiamo, Signore, lontani da te e dalla tua parola? Tu sai tutto. Conosci tutto, ami tutto. Solo la tua parola non contiene inganni, tradimenti e bugie, buchi conoscitivi e grettezze. Lontani dalla tua parola, i popoli diventano inesorabilmente stupidi. Signore, lenti a capire e a credere che la forza della tua parola non sta nelle parole, ma nella verità divina che si esprime in ogni fiato e lettera. Non è così facile, nemmeno volendolo, allontanarci da Dio, perché non c'è direzione in cui Dio non c'è, ma nel frattempo ti puoi allontanare inesorabilmente da te stesso. Sei tu, Signore.